ogni mese dedicato a un reparto dell'arma, compresi i reparti addestrativi, il nostro RIS, i nostri carabinieri della radiomobile, i carabinieri dei reparti speciali, della tutela ambientale, e quindi fa riferimento e sono inseriti ovviamente in questi siti che riguardano ogni mese, sono inseriti volti di carabinieri nell'ambito ovviamente dei reparti, diciamo, di appartenenza, e quindi sostanzialmente per fare da cornice a quello che è ovviamente il patrimonio italiano, e ci sentiamo onorati che i carabinieri facciano cornice a un quadro così bello che è l'Italia, che va sempre più tutelata sia nel patrimonio culturale sia negli altri patrimoni che riguardano soprattutto l'ambiente, ma inserisco soprattutto anche la sicurezza dei cittadini. Nel 2019 ricorrono i 40 anni dell'inserimento del primo sito italiano come patrimonio dell'UNESCO e i 50 anni dalla costituzione del tutela patrimonio culturale, che è il reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri che si occupa proprio della tutela del patrimonio artistico e culturale italiano. Noi abbiamo peraltro una banca dati, tutela patrimonio culturale, una banca dati di tutte le opere d'arte italiane, infatti poi l'invito sempre è quello ai cittadini, comunque ai collezionisti, anche ovviamente a tutti i soggetti che hanno prodotti artistici e di alto valore di catalogarli, di inserire foto che poi ovviamente verranno inserite nel catalogo nazionale che è edito e curato dal tutela patrimonio artistico, proprio per riconoscere le opere d'arte rubate magari nei mercatini o magari quando si rinvengono a casa o nei locali a disposizione dei ricettatori.